Ehi, amico, te l'ha mai detto nessuno che con le braccia ingessate si guida male? 7 ore fa me ne stavo tranquillamente su un trespolo a farmi un paio di hamburger e a pensare agli affari miei. E adesso mi ritrovo con una bomba atomica ficcata in bocca e un satellite guardone che sta lì a dire a mezzo mondo dove e quando sto andando al cesso. Brutto bastardo, mi hai fatto perdere una barca da $200,000, il contratto con la marmellata Puffin per farmi arrivare su un'isola deserta a passare il resto dei miei giorni con un verme come te. Io sono quello che fino a poi agli anni 90, quando c'è stato l'avvento del mio collega Sergio Fiorentini, che adesso l'ha doppiato negli ultimi film, ma fino a 35-36 film l'ho sempre doppiato io, e essendo diciamo l'unico che doppiava Bud Spencer, mentre invece il Terence Hill è passato attraverso 3 attori. Allora passarono a Pino Locchi perché volevano addolcire un po' il personaggio, e Pino l'ha fatto per tanti anni insieme a me, dal 68-69 fino al 90 abbiamo fatto sempre io e lui, e Pino era perfetto per Terence Hill. Nascevano delle battute che poi trasferivamo sul film, per esempio io mi ricordo in Porci l'altra guancia, che per la prima volta, poi dopo mi hanno scopiazzato altri eccetera eccetera, c'era un momento, lui faceva un fratone Bud Spencer e Terence Hill lo stesso, e Terence Hill faceva, cioè adesso cosa facciamo? E io dovevo dire, caro mio, bisogna avere fede, le vie di Dio sono infinite. Invece mi è venuto in mente di dire, guarda, le vie di Dio sono finite, ed è passata quella naturalmente. Così come l'altra, per esempio, che dicevo, quella l'avevo imparata a trastevere, stai zitto che non sei altro. C'è un momento in un film che parla Terence Hill e gli faccio, ma stai zitto che non sei altro! E lui stava così, dico, ma che vuol dire sta cosa? Facevamo una 15 d'anelli a turno, se consideri che adesso come minimo ne fanno 30, e penso, erano sempre dai 12 ai 16 turni di doppiaggio, quindi erano 2 settimane, ma nemmeno, 1 settimana e mezza, 7-8 giorni facevamo il film. Erano, Salborgese addirittura ha fatto dei ruoli di una certa importanza, fece un film in Africa dove faceva una specie di selvaggio scemo con la mamma che lo pigliava a sgarassoni. Col figlio cretino, Borgese, che ha fatto una parte bellissima, che faceva il figlio cretino con la madre che gli menava sempre, quindi di Lulu, che Borgese è simpatico. No, volevo dire, questi ragazzi che ora non sono più ragazzi, devo dire che meriterebbero un monumento, perché tutte quelle scene che i ragazzi vedono e si divertono, di queste scazzottate dove si vede Terence Hill e lui, quelli che fanno i veri effetti sono quelli che li pigliano i cazzotti, non quelli che li danno. Perché darlo è una cosa, uno fa finta di dare un cazzotto, ma quello che deve riceverlo deve avere il tempo di prenderlo al modo giusto, di cadere nel modo giusto. Insomma, voglio dire, voglio fare i complimenti. Rice era carino, eh? Sì. Rice era molto carino, quello dello spogliarello della figlia di Tony Curtis. Io mi ci sono trovato sempre un po', secondo me ero già un po' troppo pesante per doppiare lui vocalmente, no? Nel senso, io sto meglio su Bud Spencer, sto meglio su attori che ho doppiato in passato, tipo Lee Marvin, James Coburn, Charles Bronson. Ma guarda, io è una cosa che si ripete, perché ho fatto Stilo e Stitch, che adesso è uno degli ultimi di Walt Disney, che è un cartone animato anche quello. Quella di Basil e l'investigatopo è stata un'esperienza interessante, perché dovevo pure cantare. Canto una canzone, col maestro mi hanno fatto cantare, come può cantare uno come me che non è un cantante. Sino spietato,
uccideva con le sue mani proprio. Danny Glover in arma letale 1, 2, 3 e 4. Roger Martin, personaggio. Sì, Martag, sì, beh, quello insomma lo sapete, no? Insomma, ha avuto un grande successo, la coppia, e io l'ho doppiato anche in altri film, l'ho doppiato in un film che ha vinto il Festival di Berlino, che si chiamava Grand Canyon, che era un film dove lui faceva un personaggio un po' diverso dal sergente Martag lì della cosa. Lee Marvin addirittura l'ho cominciato a doppiarlo in un film con John Wayne, che era tipo la taverna dei sette peccati, un affare così. Poi l'ho doppiato in un famosissimo film sempre con John Wayne, che era L'uomo che uccise Liberty Valance, che lo doppiavo io. Poi l'ho doppiato, mi ricordo, in un film bellissimo che si svolgeva in Africa, dove lui faceva un vecchio ubriacone che era un grande attore, Lee Marvin, e faceva il cacciatore di elefanti, no? Di avorio, Tre della Croce del Sud, ma io l'ho doppiato tante volte, così come ho doppiato tante volte. Pensa, Jazz Coburn l'ho doppiato nell'ultimo film che ha girato prima di morire, ed è morto proprio, credo, durante la lavorazione, così come Oliver Reed, no? Che ho doppiato tante volte, che ho doppiato nel suo ultimo film, che era Il Gladiatore. Certo. Secondo me hai fatto un grande Sidney Poitier in un bellissimo film, La parete di fango, con Tony Curtis. Beh, La parete di fango era un film bello. La combinazione è stato lì il momento in cui sembra quasi che queste catene che ci tenevano, perché eravamo legati tutte e due per un braccio a una catena. Eravate due fuggiaschi. Ma bello, eravamo io e Pino, perché è stato il primo incontro, diciamo, ufficiale, facendo ruoli da protagonisti con Pino Locchi, no? Pino faceva Tony Curtis e io facevo Sidney Poitier. Sì, lo ricordo con molto... Devo dire che una delle cose che ricordo con più piacere, proprio perché mi sono risentito giorni fa, è questo Ben-Hur, perché quest'attore, Stephen Boyd, era un buon attore, faceva l'antagonista di Ben-Hur, e soprattutto io avevo 20 anni, capisci? Ero proprio ragazzo, avevo finito l'accademia da poco. È stato prima La parete di fango e Ben-Hur sono state le prime doppiaggi, diciamo, di un certo peso che ho fatto con degli attori importanti, sì. Ho doppiato anche John Wayne, Film. Tenente Brannigan, tenente coso, era morto da poco Cigoli, fecero dei provini e mi toccò a me doppiare John Wayne, che per me era un bel fregnaccione, no, capito? Non è che fosse questo attore straordinario, altro, televisione. Io devo dire che ho spaziato un po' su tutto il settore dello spettacolo, perché ho fatto cinema, ho fatto i girasoli con De Sica e Mastroianni, siamo stati in Russia. Ho fatto una cosa con Castellani, Renato Castellani, che era La vita di Leonardo da Vinci, che me l'hanno regalata adesso, mi hanno regalato il DVD dove ci sono gli episodi. Io facevo Ser Piero da Vinci, che era il papà di Leonardo, e quindi aveva un suo peso nella prima puntata di questo lavoro, che erano tre puntate, mi pare. E facevo il papà di Leonardo da Vinci. E poi ho lavorato con molti registi. Insomma, ho fatto 35 film, lo so perché sul coso l'annario, il coso mi ci messo, perché sennò io mi scordo. Io praticamente non lavoro più al doppiaggio, come me non lavora più Sergio Graziani, non lavora più, lavora pochissimo anche Fiorentini, il quale fa delle cose perché c'ha una sua piccola società, perché ormai siamo stati messi da parte. Ora, io ho 66 anni, ma io sono più bravo adesso di quando ce n'avevo. Io ho fatto Ben-Hur. Tu senti, lì c'era Cigoli, che era il mostro sacro del doppiaggio. Tu senti le scene tra me e Cigoli, poi mi dici chi ti piace di più. E io avevo 19 anni. Quindi voglio dire, adesso sono più bravo da allora, ovviamente, ho acquisito pratica. La voce che ho, la sentite tuttora, non mi sembra che abbia delle incrinature o delle cose per cui non possa essere più idonea. E ci sono un'infinità di personaggi, ci sono un'infinità d'attori che mi hanno levato Nick Nolte, mi hanno levato Gene Hackman, mi hanno levato lo stesso Schwarzenegger, l'ho doppiato nei primi 5-6 film e poi me l'hanno tolto, perché adesso va di moda un tipo di doppiaggio che io odio, che è quello del soffiato. Cioè, se voi vedete i film di Peppino Rinaldi, di Pino Locchi, di Graziani, miei e di altri come me, che insomma hanno fatto un po' la storia del doppiaggio, se vogliamo, voi vi accorgerete che non perdete una parola di quello che diciamo. Andate a sentire adesso, sentite un volume modesto dei film in televisione, sia uomini che donne, si recitano sotto, parlano così, non si capisce. Senti, io ti amo. Che hai detto? No, perché io ti amo.
ma che vuoi dire? Ah, io ti amo, volevi dire. Cioè, non si capisce più. E soprattutto c'è una mediocrità di voci, di cose, e un appiattimento di tutti, sembrano tutti uguali, per cui quando subentra un personaggio come me o come Sergio Graziani o come uno di questi pochi che sono rimasti, Barbetti, Turci, no? Per dire che apparteniamo a quella scuola là, ma non è tanto perché siamo antiquati, badate bene, non è perché noi siamo attori che recitiamo come gli antichi, io ho recitato sempre come un magnato, come si dice a Roma, io sono uno degli attori che tra l'altro in teatro e dovunque di me si dice soltanto che io ho la verità, ho la naturalezza per fare questo mestiere, ma avevamo modo di farci capire, di farci ascoltare. Adesso inseriti in un contesto dove tutti parlano sottovoce, noi diventiamo stonati, cioè siamo stonati noi nel contesto d'adesso, però credetemi, era molto meglio prima.